Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Cremigore che vi parla, yeah! Comunque, sono il più figo. Questo non è un video dedicato a una partita, una battaglia, una campagna. Anzi, proprio campagna. È l'annuncio della mia futura campagna su Total War Rome 2. Questo annuncio l'ho fatto e lo faccio per i miei 100 iscritti, quindi un video dedicato al mio centesimo, cioè che centesimo, diciamo, ai 100 iscritti che ho al mio canale, con l'annuncio della campagna su Rome Total War. Però vi avviso, la campagna avrà inizio soltanto dopo la conclusione della campagna di Rome 1 o di Empire Total War, quella con gli ottomani. Potrei anche farla quando ho concluso quelle due e avviare questa campagna assieme a un'altra campagna su Empire, sempre però lì alla guida della rossa. Comunque, vi noto già l'obiettivo di questa campagna. Io ho deciso di guidare la fazione di Roma, quindi una campagna classica con i romani, niente di nuovo, nessuna fazione barbarica, nessuna greca o orientale, nessuna iberica. Ho deciso di fare questo come prima campagna su Total War Rome 2 e ho già deciso il mio obiettivo: ricreare l'impero romano, proprio l'impero romano, quindi Britannia, parte della Scozia, tutta la Gallia, in Spagna, la costa del Nord Africa, l'Egitto, il Medio Oriente, tranne l'Arabia, però con la conquista della Mesopotamia e dell'Armenia. Magari potrei fare un pensiero al Bosforo, tutta la Grecia, l'Illiria e anche la Dacia ci andiamo a prendere. Quindi, come capirete, sarà una campagna dedicata proprio alla creazione dell'impero romano, quello che è realmente esistito. Non sarà facile, perché la campagna sarà sviluppata su un livello difficile, come il mio primo tentativo. Speriamo che vi appassioni. Che altro dire? Ah sì, probabilmente lo dirò anche dopo, durante alcuni video, però annuncio di già che chi vuole avere il controllo di una legione o di una flotta, lo comunichi. Avete capito? Comunque, probabilmente lo ripeterò più avanti. Se per magari vedere se ve lo ricordate. Però se noterete una cosa, se sentite una cosa strana, che è un'idea, non badateci, perché purtroppo, cioè sì, badateci, però vi dico che questo episodio, questo video speciale per i miei 100 iscritti, lo sto facendo quando la mia campagna è già iniziata. Perché sto rifacendo tutto questo? Perché l'ho già fatto un intro. Perché l'altro durava troppo poco. E comunque volevo un po' parlare anche degli obiettivi di questa campagna che l'ho accennato e di questa novità. Io l'ho deciso anche di rifarlo perché sono vicino alla quota 100, quindi quando verrà pubblicato questo video sarò a 100. Vi annuncio anche che la campagna su quella Russia sarà incentrata principalmente sulla conquista dell'Europa orientale, della Scandinavia e qualche territorio del Caucaso. Quindi non sarà una campagna lunghissima, ma sarà abbastanza intensa. E come obiettivo anche la conquista della Germania. Però questo qui ne parleremo nella nostra avventura su Empire Total War. Comunque, sì, con Roma, mi stavo dimenticando, ho deciso di usare la famiglia dei Giuli. Loro. Userò la gens Iulia e ha difficoltà difficile. Comunque, non sarà una cosa facile, perché non ci gioco molto spesso, difficile. Speriamo che ci dia qualche soddisfazione computer. Non verranno combattute tutte le battaglie, molto probabilmente le battaglie navali non ne combatterò moltissime perché non sono bravo nelle battaglie navali. Quindi vi chiedo scusa se non esaudirò questo vostro desiderio. Oltre al nome dell'esercito, della legione, che però non saranno infinite, quindi non potreste avere tutti delle unità, quindi i primi che si accaparrano la legione, buon per loro. Vi annuncio già che la prima sarà la mia,
la legione italica diventerà la legione a gran vigore. Poi potete anche darmi qualche consiglio per le vostre legioni, che tipo di unità volete reclutare, se volete più fanteria, più cavalleria, più unità da tiro o l'artiglieria. Decidete voi cosa devo mettere, io metto i soldati che ho a mia disposizione. Se per esempio uno vuole 5-6 unità di cavalleria, bene, in questa armata metto 6 unità di cavalleria, poi mi dice quante unità di fanteria devo mettere e quante unità da tiro. Però mi avviso che con Roma non ho gli arcieri, perché purtroppo non parto con la Siria, dove lì posso reclutare gli arcieri siriani mercenari, non mercenari, ausiliari. Quindi vi dovrete contentare per la maggior parte di veliti e basta. Magari qualche unità mercenaria in caso di necessità, però... Dunque, molto probabilmente mi chiederete poche unità da tiro, e io vi capirò. Volete più cavaliere o più fanteria, e io vi accontenterò. E se volete anche delle unità di artiglieria, vi accontento. Comunque, con questa premessa, qui è tutto dal vostro grandissimo Cran Vigore, e ci vediamo al prossimo gameplay.